Poi facendo uno più uno scopa con le dichiarazioni anche che ha fatto Buffon e De Rossi, che probabilmente qualcuno non ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, e questa è la cosa più grave. Ma io non penso sia questo, Riccardo. È che comunque ogni tanto bisogna essere obiettivi sulle valutazioni di determinati giocatori, e in questo caso anche di un determinato movimento calcistico in Italia. E, per quanto potessi non essere d'accordo su determinate convocazioni, sono questi i migliori che ci sono in Italia. Vuoi perché non si riescono più a tirare fuori i giovani di un certo livello, vuoi perché determinati club puntano soltanto su mezzi giocatori stranieri, vuoi per una serie di tanti motivi. Comunque era proprio una nazionale scarsa tecnicamente, secondo me, perché comunque Prandelli ha provato più e più volte a modificarla. Il Secondo me discorso no. che ha fatto, il discorso, io invece sì, secondo me il discorso che hanno fatto Buffon e De De Rossi Rossi. può essere anche condivisibile, però è vero pure che sono quelli gli uomini che aveva a disposizione. Tu puoi anche togliere Balotelli, puntare tutto su Immobile, che secondo me andava fatto molto prima, già dalla seconda partita. Però la dimostrazione è stata ieri che l'Italia in 10 cambia Immobile, non c'è un altro attaccante, è costretto a mettere Bravo. Cassano che non c'è, Bravo Marco, bravo. quindi le convocazioni sono sbagliate, gli Bravissimo. interpreti sono stati sbagliati, perché comunque poi metti anche che noi tendiamo ad esaltare una nazione, che una squadra che ha battuto l'Inghilterra, ma che si può dire La senza, più scarsa del girone è bravo, finita ultima. hanno il del vero, che comunque è una squadra scarsa, ma ormai è da diverso tempo che l'Inghilterra comunque produce una squadra forse più scarsa della nostra. E, si poteva dire, si poteva fare, si potevano fare tante cose. E, l'unica che sono state fatte, comunque, quelle dei Prandelli, sono state tutte sbagliate. Come abbiamo esaltato l'allenatore Prandelli alle europee del 2012, che ci ha visto protagonisti e perdere in finale contro una Spagna che era di caratura 3 volte più forte della nostra, bisogna dare atto che comunque questa era una nazionale scarsa e che era giustamente uscita al primo turno. E noi ci siamo esaltati dopo la vittoria con l'Inghilterra. Io sono sempre stato comunque dell'idea che questa nazione, che questa squadra era molto più scarsa delle altre grandi squadre. Perché è impensabile paragonarla con l'Argentina, col Brasile, con la Germania, che anche in momenti di difficoltà che comunque ti portano il risultato. L'Italia si è trovata in difficoltà col Costa Rica e con l'Uruguay, e è uscita con entrambe le partite con una sconfitta. Il Brasile non sta facendo un mondiale esaltante, però è riuscita comunque nell'obiettivo di andare avanti, a stento, ma è riuscita ad andare avanti. Noi non ce l'abbiamo, perché comunque la qualità dei nostri interpreti è scarsa, c'è poco, poco da fare. La cosa che fa più rabbia è che comunque è il secondo mondiale di seguito che sbagliamo, quindi giusto che paghino determinati dirigenti della politica di calcio italiana. E non è possibile che noi in 2 mondiali con Nuova Zelanda, per la storia calcistica che ha questa nazione, con Nuova Zelanda, Slovacchia, Costa Rica e Paraguay, Inghilterra stessa, che non ti dico che sta quasi ai stessi livelli, ma poco ci manca, e Uruguay, non riusciamo a vincere più di una partita e mezzo, e non riusciamo a superare la prima fase di girone. La cosa che a me fa più rabbia, e che ne parlavo ieri con chi stavo vedendo ieri la partita, è che poi noi ci lamentiamo se nel ranking europeo vediamo che ci supera la Francia, ci supera il Portogallo, e non ci possiamo aspettare nient'altro, perché fino a quando sbaglieremo così competizioni in maniera eclatante, poi alla fine è normale che ci declassino in ambito europeo, che un Portogallo ci superi, nonostante il Portogallo faccia una nazione che sta sbagliando anch'essa. Però come la Francia, vedi, comunque è una squadra che non nessuno dava tra le favorite, Vero. nessuno. È una nazione, è una squadra che è Come la Germania. nettamente, nettamente più forte della nostra. Ed è giusto che poi nei loro rispettivi campionati, per quanto non possano piacere, portino alle competizioni più importanti più squadre delle nostre, perché quello è il problema sostanziale, che ora, per dirti, una squadra italiana per andare a fare la Champions League o deve vincere lo scudetto o deve lottare fino all'ultima giornata per vincere il campionato, perché arriviamo al punto che in Champions League ci andranno soltanto 2 squadre. È il movimento calcio che paga, purtroppo, l'intero movimento calcio italiano che paga dall'eliminazione di ieri. Sì, è vero, perché poi alla fine l'eliminazione di ieri è il finale triste di una storia che ci stiamo portando avanti, iniziando dalla federazione. Perdonami, Rick.
poi squadre che snobbano l'Europa League, quindi escono ai turni più impensabili, cioè una serie di eventi che ti portano a questo. Noi sottovalutiamo, poi rimaniamo a bocca asciutta, a bocca aperta quando poi dobbiamo vedere che ci serve un secondo posto andare in Champions League o un quarto addirittura per andare in Europa League. Anche se secondo me, Marco, ecco, analizzando bene il nostro girone, l'Italia sicuramente una squadra che non poteva vincere magari il mondiale, però almeno superare il girone con determinate scelte, perché secondo me avevi dei giocatori in Italia per poter passare almeno il girone, perché non penso che a livello di calciatori siamo inferiori a un Costa Rica. Allora Marco, la domanda può essere questa, quello che ti faccio come conduttore opinionista, ma secondo me Prandelli specialmente in attacco ha sbagliato completamente le scelte. Ha sbagliato completamente le scelte per tanti motivi, perché ha portato tutti i giocatori, secondo me, bassi, cioè giocatori che sono tutto tranne che centravanti. Esempio pratico, Balotelli non ha mai, secondo me, fatto il centravanti puro. Ti ha dimostrato negli ultimi anni non è che sia stato sto grande bomber. Cassano non è un centravanti, cioè quello di sfondamento, è uno che comunque gira intorno all'area, più una seconda punta, un regista, un trequartista. Ti sei portato un Immobile, capocannoniere. Immobile comunque te lo devi portare, perché un capocannoniere te lo devi portare. Però Immobile è quello che, sì, non si può portare il peso dell'attacco, è più un Beppe Signori, ecco, che ti fa quei gol, però ti fa con furbizia, ti fa con scaltrezza, ti dà la zappata vincente. Ecco Marco, secondo me ci serviva il centravanti. Noi ci serviva il centravanti che in Italia purtroppo sono scarsi in questo momento. Però io almeno un destro, anche se qui stiamo parlando di... Non mi trovi d'accordo, Riccardo. Qui stiamo parlando magari di... nella spensione, però secondo me un Mattia Destro, oppure guarda un Luca Toni, un Girardino, che comunque ti potevano dare quella zappata vincente all'ultimo, lo butti in amicizia, secondo me ci poteva anche stare in questa nazionale. Sinceramente le scelte secondo me non sono state proprio limpide e appropriate, però poi è bello del calcio proprio perché si possono avere opinioni diverse. Siamo tutti allenatori da questo punto di vista, Marco. Sì, siamo tutti allenatori, ma è lampante che le decisioni che ha preso Prandelli siano state sbagliate. Ieri comunque, per quanto ci possa essere stato un arbitraggio discutibile, che comunque con un intervento secondo me di gioco normalissimo ha indirizzato la partita verso un determinato risultato, però da quel momento poi, già dal cambio stesso di Balotelli, che ha messo Parolo al posto di Balotelli, già da lì si percepiva che Prandelli giocava il pareggio. A parte per il pareggio, ma non sapeva più le mani dove metterle, cioè abbassi la squadra di 20 metri, perché comunque ha un centrocampista in più, ti mancava quel centrocampista poi che facesse quel lavoro che chiedeva Prandelli. Lui chiedeva un centrocampista di inserimento, e poi alla fine ci ha dovuto mettere Verratti. Cioè, gran bel giocatore Verratti. Grandissimo giocatore. Tante incongruenze. Voleva l'uomo dell'ultimo passaggio, però comunque poi la squadra giocava a 50 metri dall'attaccante. E dall'espulsione poi, a parte il cambio di Parolo che è stato venuto prima, gli altri cambi pure sbagliati, perché si vedeva che Immobile non aveva gamba, che aveva dato tutto. Levi Immobile e metti Cassano, che non era una prima punta, era un altro, sì, un altro che doveva comunque saltare l'uomo, tenere palla, No, diciamo subito che Prandelli in tre partite, forse la nazionale più bella in queste tre partite, se così possiamo definirla, è stato il secondo tempo con l'Inghilterra, perché negli altri comunque minuti restanti, ma comunque pure con l'Inghilterra ci hanno avuto pure loro di diverse occasioni da gol, e la punizione di Baines fa un'ottima parata a Sirigu. Non lo so, Ricca, una cosa che mi ha dato fastidio è che comunque ha puntato dalla Confederation Cup in poi su Candreva, ha puntato fortemente su Candreva, un ruolo forse non suo.
Bravo, perché l'abbiamo visto anche noi nella Lazio, perché ci ha provato diverse volte Petkovic a metterlo in quel ruolo. E Candreva non è una seconda punta, non è un centrocampista, è un'ala, è un'ala pura. Allora, visto che ha puntato tutto su quel giocatore, doveva cercare comunque di esaltare quel tipo di gioco che portasse Candreva in risalto. Invece non è stato fatto, e chi ha pagato poi di tutti gli errori che sono stati fatti con la Costa Rica è stato lui, perché De Rossi avrebbe comunque giocato nonostante il suo infortunio. Quindi l'errore per lui, la partita persa con la Costa Rica, molto probabilmente la vedeva espressamente in quel contesto, che comunque doveva pagare Candreva. E quella è la cosa che comunque fa rabbia, anche perché poi Candreva gioca nella Lazio, ma non perché noi siamo tifosi della Lazio, certo, perché comunque è una squadra più debole politicamente, e possiamo anche permetterci di togliere un elemento del genere quando comunque ieri ti avrebbe potuto dare qualche cosa. E un Balotelli non l'ha elevato, se non quando eri ancora disperato. Ancora con Thiago Motta giochiamo? Ecco, infatti hai portato dei giocatori, secondo me, come Thiago Motta, come altri giocatori che comunque non possono più far parte della nazionale italiana. Ecco Marco, finita questa quell'epoca Prandelliana, no? Che comunque non ci ha portato tutte queste grandissime soddisfazioni, secondo te il prossimo allenatore della nazionale chi potrebbe essere? Perché sono state fatti dei nomi anche piuttosto importanti. Ecco, secondo te chi potrebbe essere il prossimo allenatore della nazionale italiana? Sono usciti diversi nomi da stamattina, tra cui quello di Allegri, di Mancini e di Spalletti. Poi non è che ci sia così tanta scelta, sono quelli i nomi dove bisogna andare a pescare nuovo commissario tecnico. E ti direi che a me piace moltissimo l'idea Mancini, l'idea Mancio. Vedere Mancio in panchina della nazionale italiana sarebbe dal mio punto di vista una bella cosa. Ma tanto io non credo che Mancini potrà mai allenare la nazionale italiana, per diversi motivi, uno tra i quali lui non ha mai avuto un buon rapporto con i vertici. Però stanno cambiando tutti i vertici, infatti per quello mi lascio una piccola speranza. Però non, Mancini ha sempre avuto problemi da quel punto di vista. E poi, come bisogna pure parlare in termini tecnici, è quello la soluzione più onerosa, quindi molto probabilmente io penso che si sceglierà Allegri, visto che comunque il nome caldo era Antonio Conte e rimane a Torino con la Juve. Spero di no Spalletti, perché mo, al di là che ha allenato la Roma per diverso tempo, non mi è mai piaciuto come allenatore, e le sue fortune sono nate da dei episodi più forti delle sue scelte, quindi secondo me è un allenatore scarso, modesto. Mentre penso che si virerà su Allegri. Allora, visto che adesso è arrivato anche il nostro ospite grandissimo, se non conduttore, Maxi Morgante, padrone di casa qua, che sta spolorando, ricordiamola, la festa dell'Unità, Villa Osio, Viale di Porte Ardeatina, questa splendida location. Noi facciamo intanto la domanda anche a lui nell'ambito mondiale, visto che conduce Football Mondial fino a fine mondiale, e alla luce di questi nuovi fatti tra Allegri, Spalletti e Mancini, secondo te tra questi tre nomi, non ti dico chi è il tuo preferito, ma chi butteresti dalla torre? 1-2 Spalletti e chi avevi detto che altro c'era? Allegri e Mancini. Allegri, Spalletti e Allegri butto dalla torre. Però io preferirei un altro allenatore. Dai, dici il tuo nome? Claudio Ranieri. No, dai. Ragazzi, allenatore della Grecia. Ecco perché l'ho detto. Ecco. Perché se la Grecia, che comunque passa agli ottavi di finale con una squadra scarsissima, ma che comunque fa un gioco tipicamente europeo in un campionato dove tu devi giocare tipicamente europeo in Sud America. Infatti il grande Luis Van Gaal si inventa un 3-5-2 vero, no finto come quello di Conte, che quando difendi diventi 5 difensori, a Samoa a sinistra e Listeiner a destra. Sono 3 difensori centrali, 2 giocatori che in palla loro al massimo diventano 4 a seconda di dove viene la palla, quindi se viene dalla parte sinistra
sono quattro i difensori, la famosissima diagonale funziona così, eh. E avete visto la partita da ultima dell'Olanda con Kuyt a 34-35, pure qualcosina, pure di, qualcosina più, di più, esattamente, che faceva la fascia come blind, che ce n'ha la metà degli anni di Kuyt, ma ovviamente non c'ha i piedi di Kuyt, e quindi voglio dire, bisognava giocare tipicamente europeo. La Spagna, vabbè, per tanti motivi.